fare i conti con l'ambiente. Siamo qui a Ravenna nell'ambito della conferenza internazionale 20 anni da Rio 92. Siamo in compagnia di Paola Rubbi, giornalista, collega giornalista. Oggi verrà presentato e lanciato un libro molto importante, molto interessante, il cui titolo tradotto è La gestione sostenibile dell'ambiente. Qual è la specificità di questo testo? Ma secondo me va bene che è solamente in spagnolo per adesso, poi verrà presentato successivamente in italiano. Secondo me è un fortissimo aiuto per mettere nella mente delle persone proprio un nuovo modo di concepire e più responsabile, di concepire i problemi dell'ambiente rispetto sia all'ambiente stesso, sia al rapporto dell'ambiente con la società, con l'uomo. Quindi considerare lo sviluppo e la protezione e dell'uni e degli altri. Questo è destinato, questo libro, essenzialmente agli studenti, cioè agli studenti del settore delle scienze ambientali, eccetera. Però proprio per la sua formazione, per la sua stesura, comprende la possibilità di far entrare in questo tema, in questa problematica, anche persone che eventualmente ne sono estranee e che peraltro dovranno gestire la loro vita, dovrebbero gestire la loro vita proprio in funzione di un miglioramento e di una sostenibilità di tutto il sistema. Chiarissimo, grazie, grazie, buona continuazione. Grazie, ciao.